È ancora quello della nautica, il settore di traino dell'economia provinciale, con il suo incremento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono chiari i dati riportati dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord nel report d'inizio anno. Un settore che vede il suo cuore pulsante nelle aziende della Darsena Via Regina, che nonostante tutte le problematiche di sviluppo legate alla carenza di spazi, si colloca nell'ambito delle imbarcazioni dai 30 ai 40 metri come punta di diamante della nautica mondiale. Ancora una volta, però, il richiamo del presidente della sezione, Gabriele Chelini, è quello alle istituzioni, perché lo stallo politico tra amministrazione comunale e regione toscana, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, sta facendo perdere ai cantieri viareggini grosse opportunità di sviluppo. C'è da capire come il piano portuale, che sarà, diciamo, che è già stato, diciamo, redatto, la proposta dal nostro segretario dell'autorità portuale. Cercare di capire quali sono, diciamo, le particolarità, come ho già avuto modo di parlarne anche in maniera molto positiva con il segretario, però poi c'è anche da parlare con il sindaco, con il comune e capire come una città come Viareggio possa andare a matchare quelle che sono le necessità che sono dell'amministrazione comunale con quelle previste dalla regione. Non possiamo fermarci ai tempi della politica. Dobbiamo purtroppo, per fortuna, andare avanti. Quindi dobbiamo avere risposte più interessanti, ecco, e cercare di provare a dipanare tutti questi nodi di carattere amministrativo che non fanno altro che darci comunque che non darci risposte, ecco.